Che cosa accade? Poiché questo è un problema che non riguarda la solo Vallo, ma riguarda tutta l'ASL e tutta la regione, chi non farà la prestazione a Vallo non potrà farla neanche altrove. Cioè, dovrà andare fuori regione Dovrà andare praticamente. praticamente fuori regione, Ma questo se anche avrà per il tempo di farla. un'emergenza, Per parliamo. un'emergenza purtroppo dobbiamo farla per forza. Però voglio dire, sicuramente è una condizione per la quale non possiamo certamente dire Vallo chiude perché non ha il personale, poiché lo abbiamo a Eboli, a noi ce l'andiamo, noi ce lo No. facciamo. Questo non potrà accadere, sia chiaro sin da ora. Non esistono alternative territoriali diverse da Vallo della Lucania per certi tipi di prestazioni. Questo è il punto. Allora, che cosa fare? Io ho l'idea, Cioè, 25 io alle porte, non sono è. ottimista per la verità, per due motivi fondamentali. Prima perché per Vallo della Lucania è stata pubblicata la mobilità per cardiologi e anestesisti. Sono 7 cardiologi e 5 anestesisti. Qui sono previsti nuovi arrivi. Nuovi arrivi previsti, è stata fatta tutta quanta la procedura burocratica, era stato anche fissato il Ma possiamo colloquio. parlare di Sì, nuove assunzioni o no? queste sono Nuove nuove assunzioni assunzioni, vere per mobilità ok. Solo per interregionale. l'ospedale di Vallo, Solo per l'ospedale di in Vallo, tutta questo, l'ASL di tutta l'ASL Salerno. di Salerno. Alcune altre figure professionali, tipo pediatri e quant'altro, pure è stata attivata, però diciamo in una fase ancora, come dire, preliminare. Invece cardiologi e anestesisti per Vallo della Lucania è una fase molto avanti, tant'è che Dovrebbero già arrivare. dovrebbero arrivare, era stata già fissata la data del colloquio per il trasferimento, 28 di ottobre, poi è stata sospesa, non ho capito perché, poi capiremo perché. E l'arrivo di questi nuovi assunti risolverebbe almeno in due divisioni, cioè l'anestesia e la rianimazione e la cardiologia, il problema anche dell'orario di lavoro, perché Di rientreremo a più. quanti medici Parliamo di parliamo? 5 anestesisti e 7 cardiologi. Più di Quindi 10. risolveremmo il problema del surplus orario in queste due divisioni. Cioè significa che almeno l'emergenza cardiologica, l'emergenza anestesiologica e rianimatoria sarebbe garantita rientrando nella norma. Resterebbe un problema per le Quindi altre divisioni, però sarebbe un problema già molto più diluito, molto più basterebbe sbloccare sopportabile. questa mobilità, lei dice, per risolvere Esattamente. Per la almeno verità per non il è stata momento. bloccata, è stata semplicemente Sospesa. Perché sospesa, per. c'è stato il nuovo È commissario? arrivato il nuovo commissario, è stato cambiato il presidente della commissione per i trasferimenti, Dovevano però arrivare entro, mi 28 diceva? ottobre colloquio, quindi diciamo Ieri, a fine insomma, per anno. la giornata di ieri dovevano Non arrivare. arrivare, devono fare la selezione e quindi i tempi tecnici poi per i trasferimenti. Diciamo che però su questo io Lei è ho molto fiducioso? fiducia, questa cosa si farà e si deve fare perché è l'unica cosa concreta di cui disponiamo per poter risolvere almeno in queste due divisioni, cardiologia, anestesia e rianimazione, il problema del plus orario. Quindi sono molto fiducioso. L'altro aspetto positivo, secondo me, di questa norma, che apparentemente sembra un capestro, è che sarà, Parliamo parliamo quella che andrà in vigore della nuova norma, esatto, sarà il della nuova 25 norma, la novembre. 161, che Che è una abroga, legge regionale che disciplina non è una legge proprio regionale, è una l'orario legge nazionale, nazionale, che disciplina proprio l'orario di l'orario di lavoro per i lavoro medici. normale per i medici, per i dirigenti in generale, quindi anche per i medici. Questa è una norma che, no, poi, come dire, fare un salto indietro per capire. Direttive europee sull'orario di lavoro dicevano questo è l'orario normale, questo è l'orario che il dirigente deve fare. Nel 2008 qualcuno si è svegliato e ha detto no, questa cosa per i dirigenti medici non è applicabile. Dirigenti, Facendo. cioè, per far capire, i primari, vecchi primari, No, insomma. questo è un altro equivoco da sfatare, siamo Ecco. tutti dirigenti medici, è chiaro. Allora, questo ha generato un equivoco, poiché il dirigente in generale non ha orario di lavoro, ma lavora anche a casa, lavora, come dire, si dedica Si è medico all'azienda. sempre. Si è medico sempre. Il problema qual è? Che giuridicamente poi si è chiarito chi è il dirigente è chi dispone di risorse umane e materiali per organizzare un'attività. Il dirigente medico in sé per sé, cioè chi va a lavorare la mattina in un reparto, non dispone di risorse umane e materiali, ma lavora secondo un orario di servizio rispetto agli obiettivi assegnati dal capo del reparto o dalla direzione sanitaria. Al più il dirigente, chiedo scusa, può essere con queste caratteristiche, può essere il direttore di unità operativa o il direttore sanitario o il capo di dipartimento. Quindi chiarito questo, che il medico non è un dirigente ma è solo un fatto lessicale, allora chiaramente abbiamo l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro. Tutto questo era stato sospeso nel 2008 con una norma dicendo no, essendo tutti quanti dirigenti non siamo vincolati all'orario di lavoro. È chiaramente stato un trucco per evitare assunzioni, per evitare di Quindi c'era reintegrare. insomma questo C'era equivoco. questo, chiarito questo in maniera definitiva e quindi la norma va in applicazione, non c'è possibilità di equivoco in nessun modo.
Quindi sono bisognerà molto rispettare queste 12 ore di perché lavoro. Perché io sono ottimista. E non prevede nessun tipo di straordinario questa norma? Come no? Prevede 50 ore di straordinario, o meglio, prevede 50 ore al mese per ogni dirigente come attività aggiuntiva, più 256 ore l'anno come attività straordinaria. Su questo va chiarito. E dice comunque non sono sufficienti per garantire l'assistenza 24 ore su 24? No, assolutamente no. Con tutta la buona volontà vale la pena però dire differenziare le due diciture. L'attività aggiuntiva è qualcosa che l'azienda chiede al medico per raggiungere volumi prestazionali o obiettivi diversi rispetto a quelli di base. Voglio integrare, che so, l'attività operatoria della neurochirurgia, io queste ore le dedico ad interventi più importanti, più articolati, perché per l'azienda è importante questo, per questo territorio è importante questa attività. Il lavoro straordinario invece, le famose 256 ore anno, sono ore che il dirigente deve all'azienda in condizioni però di straordinarietà. Per esempio, non vengo smontato la mattina, un collega si ammala, in quei due, tre giorni, sette giorni in cui c'è carenza, io lavoro in straordinario, per un massimo di 256 ore l'anno. L'attività aggiuntiva è qualcosa di diverso. L'attività aggiuntiva è qualcosa che l'azienda organizza per raggiungere programmato volumi prestazionali diversi rispetto a quelli budgetizzati a inizio anno. Quindi ci sono questi. È un discorso un po' articolato, lei dice però, nonostante tutte queste. No, ma è abbastanza articolato, è molto chiaro, molto cioè chiaro. I paletti sono molto chiari. Quello che è chiarissimo, ed è venuto fuori anche dalla riunione che abbiamo fatto ieri a Napoli presso la sede della NAO, è che non esistono possibilità di deroghe a questa norma essendo nazionale, né da parte della regione né da parte dell'azienda. Quindi lei dice entro il 25 dobbiamo avere un chiaro, ben preciso, chiaro, arriveranno i medici con, insomma, con la mobilità di cui parlava lei. La politica ha delle responsabilità forti, dottore, per quello che stiamo vivendo e subendo dal punto di vista sanitario. Ecco, che cosa è accaduto negli ultimi 10 anni, cosa la politica doveva decidere e che cosa invece non è stato fatto. Parliamo della politica a 360 gradi, ecco, senza naturalmente puntare il dito contro nessuno in particolare. No, ci mancherebbe altro. Io mi occupo, vivo nella sanità, quindi potrei immaginare cosa la politica avrebbe dovuto fare per non trovarci impreparati a questo appuntamento di cui si conosceva, no? Diciamo addirittura il giorno. Parliamo di un anno, insomma, non di oggi. Parliamo di un anno, di 10 anni di scelte. Ciò che non ha fatto la politica in Campania e in tutte le regioni. Anche la stessa ASL unica è stata una scelta politica, quindi possiamo partire anche da questa. Sì, ma l'ASL unica può essere anche una soluzione a tantissimi problemi. D'altra parte non siamo i soli a essere ASL unica provinciale in Italia. Anzi, nell'iperefficiente Veneto ormai si passerà credo, da 12 residenziali a 4. Quindi voglio dire, sono scelte politiche che secondo me hanno un senso, è quello dell'accentramento, della centralizzazione della gestione, del controllo gestionale. Che però dopo la realizzazione di un'ASL unica bisogna anche lavorare. C'è un po' di rotaggio, ci sono dei costi importanti qualche anno e poi essere preparati, certo. Il discorso è un altro. Ciò che non ha fatto la politica in Campania e diciamo nelle regioni che oggi sono in piano di rientro è ciò che la Toscana e la Lombardia ha fatto invece 25 anni fa. Ovvero? Cioè quello di assumersi la responsabilità di riorganizzare i territori rispetto a parametri scientifici collaudati e organizzativi ormai accettati sul piano internazionale, e cioè a dire che l'ospedale piccolo che non ha certi caratteristiche diventa pericoloso, la differenziazione degli ospedali per intensità di cure, l'idea che non tutti gli ospedali possono fare tutto e che l'idea che non tutti gli ospedali possono essere a distanze territoriali, benché tarate sul territorio dal punto di vista proprio della conformazione geografica, ma non si può immaginare di avere due ospedali a distanza di 6 km come succede a Eboli e Battipaglia. Allora, tutto questo comportava una scelta molto importante, cioè dire, poiché dal punto di vista scientifico, organizzativo ed economico, avere un ospedale inferiore a certi numeri di posti letto oppure con caratteristiche di base significa fare delle cose, in altri ospedali più ad alta intensità di cura significa fare altre cose, scegliere questo, assumersi la responsabilità politica di farlo e perdere le elezioni. È chiaro che però questo è il punto. Ecco, allora, è chiaro che bisogna tenere presente anche di quella che è la realtà locale, con la viabilità che è quella che è certamente. Nel nostro Cilento, 6 km nel Cilento certamente. Forse allora, non sono 6 km in Toscana. Ecco. Certamente, però Vallo della Lucania poteva essere un punto di riferimento importante, ricordiamoci che rispetto a Savri, Vallo ormai
il tempo di percorrenza siamo intorno ai 40-45 minuti. Non so se mi sono spiegato. Cosa, l'obbrobrio, secondo me, che si è verificato in questi anni è l'apertura dell'ospedale di Agropoli. Quindi arriviamo anche al decreto 49, insomma. È inutile dire che... Lei dice non doveva essere proprio aperto. Assolutamente. Oh, no, doveva essere aperto, però con le caratteristiche, che le caratteristiche assistenziali che erano state immaginate all'inizio. Ovvero? E cioè un centro oncologico. Punto. Invece l'abbiamo perso. Vi voglio ricordare che centinaia di persone ogni settimana si spostano da Vallo della Lucania e dintorni per Rio Nero in Vulture. Rio Nero in Vulture è un ospedale, come sapete, specializzato nelle cure oncologiche, non c'è pronto soccorso, non c'è emergenza ed è diventato praticamente il centro di riferimento del sud per le patologie oncologiche, cosa che potevamo fare anche ad Agropoli. Invece, come dire, ciecamente si è insistito sul fatto che l'ospedale di Agropoli doveva avere tutto quello di Vallo della Lucania, dalla chirurgia, la cardiologia e quant'altro, alla fine non si è avuto niente. Poi dice la politica ha le sue responsabilità. La politica ha le sue responsabilità, non solo la politica, ma la politica ha anche una responsabilità più generale, cioè dire la onestà intellettuale di alcuni politici, di dire alle persone, anziché aizzarle contro i medici e contro gli infermieri e contro chi si occupa di assistenza in difficoltà, come è successo in questi anni, bisognava anche dire diciamo alle persone di Agropoli o di Rocco, di VDC, di essere onesti intellettualmente, di dire signori miei, gli ospedali che non hanno certe caratteristiche sono ospedali pericolosi. Punto. È chiaro che chiedere ad un medico di fare 100 ore, 110 ore a settimana, diventa è chiaro che siamo di essere, anche il medico è un essere umano, ci mancherebbe anche la sua stanchezza fisica e mentale. Ma dal punto di vista sindacale, sono anni che stiamo chiedendo le assunzioni, il problema è che ciò che non ha fatto la politica, diciamo, in questi anni, nelle regioni a piano di rientro e quindi anche in Campania, qualcosa forse poteva essere fatto dall'azienda. L'ospedale di Agropoli è stato aperto senza essere mai, come dire, deliberato dalla regione. Ci è costato dal giorno dopo 14 milioni di euro l'anno per pazienti che non superavano i 25-30 al giorno. Immaginate che spreco enorme. E non era un ospedale mai deliberato. Nonostante tutto si è sceso in piazza a difenderlo, immaginando che Agropoli doveva essere un centro, quindi non per lei andava che chiuso l'ospedale. Andava assolutamente, non andava proprio aperto, così come andrebbero riconvertiti gli ospedali secondo il decreto 49 di Uliveto Citra, di Rocca, di Eboli, se vogliamo avere realmente una possibilità assistenziale vera. Poi ci sono i problemi dei trasferimenti, lo spostamento del personale, ma è chiaro che il problema è talmente ingangrenito in questi 10 anni che adesso tutto diventa difficile. Però il problema è un altro. Ora, con la norma che entrerà in vigore il giorno 25 di novembre, non ci saranno più alibi. Se si vuole fare un'assistenza decente dell'ASI di Salerno, necessariamente dovrà essere applicato il decreto 49, perlomeno il decreto 49, tanto osteggiato ma è abrogato. E quindi significa che Eboli Battipaglia non potranno esistere insieme, significa che Oliveto Cira dovrà fare le cose per cui è stato pensato nel decreto 49, Agropoli dovrà fare le cose per cui era stato pensato nel decreto 49, Vallo della Lucania finalmente dovrà fare le cose per cui è stato pensato nel decreto 49, cioè il DEA di terzo livello. Significa, al momento è solo sulla carta? Al momento è solo sulla carta, quindi significa che l'impossibilità di organizzare turni di lavoro tali da garantire il rispetto della norma costringerà in qualche modo la politica a fare delle scelte fondamentali. Io da questo punto di vista sono molto ottimista. La politica avrà il coraggio, la forza di... O avrà il coraggio di farlo, ma le persone... attuare questo decreto 49, fino ad oggi è caduto solo per Agropoli, ecco. Sì, le persone sappiano però, che... da oggi in poi non potranno più, è troppo facile scendere in piazza e quindi aggredire il medico che guadagna, che so, 100.000 euro l'anno, l'infermiere che, voglio dire, che poi per i turni massacranti che ha non riesce a essere gentile anche nei dare reparti, un sorriso, insomma, a dare un sorriso alle persone, ma sono situazioni per le quali la responsabilità è molto precisa. Cioè la responsabilità è di chi doveva fare delle scelte politiche, ripeto, in generale, benché io sia convinto che è difficile poi alla fine dei conti organizzare tutto, fare delle scelte importanti, ma se dipende si vogliono... anche dal modo in cui viene spiegato e prospettata, esatto, una chiusura, una riorganizzazione, certo, se lo si fa in maniera allarmistica è chiaro che è chiaro, le persone dicono vogliono chiudermi l'ospedale, no. Ecco. Ma la disonestà del politico sta in questo, purtroppo, e molti sindaci sono caduti si in questa trappola, insomma, sono si fa campagna elettorale sulla perché io poi voglio, chiusura. Voglio vedere se poi ad Agropoli si fosse detto noi non facciamo la chirurgia generale, non facciamo la cardiologia diciamo interventistica, però vi apriamo un centro oncologico per cui voi anziché fare 3 ore di macchina per andarvi a curare a Rio Nero in Vulture, potrete farlo qua, 2 passi da casa vostra e poi voglio vedere se le persone avrebbero capito o no.